Benvenuti avventurieri in questo nuovo video. Oggi siamo con il 17° episodio della campagna di Helheim, la campagna in quinta edizione masterata da Khaled e giocata da me, Matte, Lacate, che è di qua sempre, Zazza e Cella. Bene, dato che iniziamo, e tolgo subito la parola a Fossi, perché oggi mi ha fatto molto arrabbiare. Sono solo arrivato leggermente in ritardo. Molto arrabbiare. Che Fossi si è bloccato? Ok, Sono no. Ti hai bloccato così. ok, Infatti sembrava troppo cattivo. esatto. La volta scorsa avete parlato con dei vecchi. Quindi riassunto. Che effettivamente è vero, però Effettivamente. non possiamo dire altro. E no, entrambi i due gruppi hanno parlato con un vecchio di sesso diverso. E uno è arrivato alla conclusione che per aiutare i loro compagni hanno bisogno di cenere. E l'altro è arrivato alla conclusione che per salire in superficie oltre una barriera che blocca il passaggio tra la prigione e la città ci vogliono delle ossa. Quindi entrambi, parlando colto, oh, sto pensando di dire, state, ok, e quindi parlando con questi vecchini avete deciso di andare alla ricerca di questi oggetti. Esatto. Kelt e Jared, la vostra vecchina, è una tipa un po' brusca, anche un po' acida, che vi ha dato il benvenuto nella sua famiglia per quanto finché lavoriate in pratica. Vedete, il vecchino che hanno incontrato Cassandra e George è un vecchino molto socievole, un po' rimbambito, che è fin troppo d'accordo con l'aiutarli, a patto che sempre portino il materiale. E quindi io comincerei subito con Jared e Kelt. Attualmente siete appena usciti dalla stanza principale, cioè la stanza dove avete cenato con mezza bottiglia in mano. E vi è stato detto che appunto domani o nei prossimi giorni andranno a fare una specie di assalto al nido dei ragni. Al nido dei ragni. Anche se poi i ragni in realtà non hanno ossa, però vabbè. Eh sì, Piccolo questi sì, dettaglio. Questi sì. questi hanno le ossa grosse Hanno ossa grosse. I ragni non hanno le ossa, questo è un bel problema. anche. Per la trama in generale. No, Quindi mi dispiace, sarò in prigione e ci rimarrete. ci ho Chiusa pensato ora. sessione. Vabbè, i ragni hanno le ossa. Vabbè, dai. Vabbè, lo scheletro cheratinoso conta. Esatto, lo scheletro cheratinoso conta. Anzi, vale di più. Vale di più. Ok, noi eravamo rimasti che stavamo andando a riposare. Li usate così a caso in una tenda a caso o cercate un posto specifico? Cercherei un posto specifico. Io Con che cercherei un specifico? posto libero. Esatto. Con questa grande specifica, che sia libero. Esatto, che sia libero. E guardandomi intorno vedete che comunque la tenda quella lì grossa in centro, vedete che la gente dopo aver mangiato, piano piano si ritaglia un quadrettino di tenda e si mette a dormire. Allora, Chiaramente nessuno è entrato più nella tenda della stanza dove ci stava la vecchia. non mi ricordo, siamo usciti dalla stanza della Sì, vi vecchia. ha buttato fuori lei. Ha detto, allora togliatevi dal cazzo. C'è da rimanere col suo Toy Boy. Questa è una cosa che fa. Che stai dicendo tutto da solo. Chiaramente il Toy Boy. E insomma, quindi se volete dormire potete benissimo dormire lì, non è comodissimo, però insomma potete ripetere, è caldo. Meglio che fuori Tanto non ho bisogno di dormire per all'umidità. recuperarmi. Infatti, Come se li recuperassi. non ho bisogno di dormire per recuperare vita. sì, direi di sì.
Bene, quindi andate a dormire. Dormite, insomma, a meditare, quello che volete. Dormite le vostre 8 ore o meno, quante volete dormire? No, 8 ore. Perché non di più? Ah, beh, potete dormire anche di più. No, beh, più di buona. Dormo fin quando ne ho voglia. Dormi per sempre. E venite svegliati da la gente che corre uscendo dalla tenda. Come se fosse ci fosse stato tipo il gallo che canta, anche se ovviamente potete immaginare che ci sono galli, eh no. E sembra tutta molto affrettolosa, insomma, per uscire. Andiamo subito, preparatevi, prendete le armi e corrono fuori. Io dal mio sonno, io ancora tipo un po' con le cispe. tipo guardo uno e gli faccio: dove state andando? Avevo una spedizione! E vieni, non ho tempo ora, scusami! Per il nido dei ragni? Ti urlo. No, mi devo ammazzare un po' di ferro! Ah. Ok. E corrono fuori. Appena dicono questo io mi metto a... Sprendo. Yes. Con gli occhi aperti, ma in verità dormo. Mentre state ancora lì dormendo, vedete davanti a voi, vedete, avete gli occhi socchiusi, vedete due gambine molto basse, appunto un collare ormai avete riconosciuto molto rovinato, e questi capelli grigi, questi due occhi azzurri che vi guardano, vi fissano. E voi due che cosa state facendo ora qua? Ho cambiato un po' accento così. E cosa state facendo ancora qua? Aspettiamo la spedizione per uccidere i ragni. E voi pensate di campare così senza fare niente? Non ci piace nulla facente qua. Volete mangiare oggi? Su, alzatevi. Mi alzo. Ormai posso camminare, quindi. Volete, vi seguite la truppa. E se volessimo andare a cacciare da soli? Siete benvenuti. Non so quanto vi convenga. Io non vorrei andare da solo, Kelt. Ok. Io non penso che due volte su due riuscirete a sopravvivere a un incontro come quello che avete avuto. Veramente, questa volta siamo in due. Noi esageriamo. Sì, ce l'ha. Una volta e sono appena vita, non esageriamo, E scompare. Scompare. Dopo aver detto la sua... Vabbè, allora. E quindi uscite dalla tenda? No, ci sei. Sì. Okay. E mi metto lì a... Lì ai cosi, insomma. È cosa di coso. Io mi tiro su. Non pensare a troppe cose. Esco fuori. E uscite fuori. E appunto vedete tutti questi. Comunque, quelli che erano a mangiare la cena dentro la tenda. Ok, vi ricordo che in questa specie di villaggino sotterraneo non c'è solo la tenda principale, ci sono anche altre tende dove veramente ci sono altre persone, ma che non sembrano, diciamo, altrettanto ai tanti quanto quelle che avete incontrato qua dentro questa tenda. Ecco. Okay. Noi siamo guerrieri. Esatto. Cioè, potete immaginare che nelle altre tende non ci siano i guerrieri. O, cioè, insomma, quelli che possano combattere. Infatti, vedete che qualcuno si affaccia, però la maggior parte se ne sta per il conto loro. Certo. E, appunto, vedete tutti questi guerrieri, tutti vestiti come voi. Chi ha più tipo un mantello, magari fatto sempre dei vestiti, chi ha magari tipo qualche cappello, insomma qualche vestiario sempre ricucito con vari pezzi di tunica da calcerato, però insomma la maggior parte sembrano armati, saranno una decina. È una domanda un po' stupida, immagino, però qui non c'è nessuno che ha qualcosa di conducibile a un'armatura, vero?
La cosa più vicina è uno che sembra averci tipo delle ossa, una specie di cassa toracica, tipo le casse toraciche dei Derr utilizzate come spalliere, però armature non ti sembra di vedere niente. No, infatti Red sperava che ci fosse qualcuno che con le ossa avesse costruito una specie di armaturina, però in questo gruppo no, però in realtà hai visto che nella, cioè in realtà qualcuno l'hai visto, non in questo gruppo, però più che con le ossa magari con le armature di Derr morti, che avrebbe senso. Ok, prendo le mie due spade, guardo per bene, pronto a stare retro via. Ok, tanto le macchine passano, quello ci si fa poco. Ok, non da e in realtà state 10 minuti, vedete che la gente sta chiacchierando fra di loro. E in realtà non sembra nessuno voler partire ancora. La vecchietta non l'avete più vista da quando vi ha, diciamo, spronata a uscire. C'è qualcuno che sembra essere un po' il capo della situazione? Beh, vedete Gash, l'orco... No, io spero muoia. Allora, appena vedo Gash, io mi avvicino a Gash. Vedi che lui è in silenzio, tipo sta guardando il soffitto. E vi faccio, quando partiamo? Nonnina. Ok, torno indietro, d'accordo. bisogna aspettare la nonnina. Così ha detto Gash. Ma quello che ho capito. Beh. Ma la nonnina l'abbiamo vista? Dove è andata? Adesso non c'è. Non è ancora uscita dalla tenda. Dovrà prepararsi. Ok. Deve far bella. Gash c'ha... Che arma c'ha? Una grossa ascia. Vedi che è particolarmente rifinita. In realtà il fatto che sia fatto d'ossa un po' torna con lui, ecco. O di esoscheletri di ragno. Ok. Risolverò il fatto che gli strani non hanno scheletro dicendo sempre o di esoscheletro di ragno. Ok, niente, ok. Vabbè. Che vuoi fare? Niente. ok, niente. Vabbè. Dopo ci mettiamo d'accordo di seggere. Ho una missione per te. Sì, ammazzo nemmeno i pinghi. Figuriamoci questo. La montagna. No, l'ho detto di ucciderlo. Non so cosa sia meglio. E quindi cosa fate? Aspettate lì? O... Sì, aspettiamo. Se c'è... Okay. Tanto se il battaglione è lì. Insomma, se la squadra di è lì, a questo punto aspettiamo insieme alla squadra. Ok. E quindi aspettate un po'. Passano 10 minuti e dopo un po' vedete dalla tenda aprirsi e uscire nonnina, vestita in armatura di cuoio, con un bel grosso martello. Oh, che cosa stiamo aspettando? Andiamo! Vai, mangiate! E vedi che la gente... Sì, nonnina! E cominciano a camminare verso nord. Ok. Non so se avete molto senso dell'orientamento. Io mi metto... Tanto mi metto in fondo alla fila. Ok. Mi metto insieme al mio amichetto. Vedete che la nonnina va sulle spalle a Gash, in realtà. Tranquillamente. Okay. E lascia che sai cosa fare. Casualmente morirà in battaglia. Ah no, vabbè. E comincia la marcia.
e piano piano vi allontanate appunto dalle tende, dalla tendopoli, dalla baraccopoli, e mi incominciate ad entrare verso le caverne. Arrivato a un certo punto, in realtà sembra molto simile a dove avete già incontrato i Derro la prima volta, però è un punto diverso. Ok. E incominciano appunto le caverne. La donnina vedi che si ferma. Avete marciato una mezz'oretta. E appunto siete arrivati nei punti in cui ci sono i cunicoli. Guarda tutti. Signori, allora, ora state attenti. Chi è che riesce a vedere al buio? E vedi che qualche nano, qualche magari, però più nani in realtà, qualche nano, un mezzelfo, alzano la mano. Io pure. Va bene, voi state davanti. Chi è che non ci vede? E gli altri alzano la mano, sono altri umani. In media più o meno sono 7 che non ci vedono e 7 che ci vedono. Più la vecchina e Gash, che loro ovviamente ci vedono. Voi ok, state con le torce dietro. Seguitaci. Ora entreremo dentro le caverne. Seguite, io urlerò la direzione. Voi seguitemi. State attenti. Sono piene di trappole. Ok. E aspetta un tipo 20 secondi così. Vi guarda in silenzio. Nessuno sembra avere il coraggio di ridire niente. Dopo 20 secondi si gira la testa. Andiamo! E comincia a entrare dentro il primo cunicolo. Che vedete è comunque segnato. Ok. C'è un simbolo specifico? Cioè, c'è un simbolo, ad esempio, una scritta che non comprendo anche, oppure un simbolo? Ma come simbolo, diciamo, c'è tipo il teschio di un Derro, quindi... Ah, ok. È abbastanza chiaro. Ok. E quindi incominciate a entrare dentro la caverna. Intanto, Giorlos e Cassandra, voi avete passato la mattinata dal nonnino e vi siete riposati un altro po'. Volete aspettare un altro giorno? Mi pareva si fosse detto di fare riposo breve e poi andare a... Sì. Alla forgia. Okay. Allora l'avete fatto. Ed è più o meno ora di pranzo. Che fate? Forse sì, conviene andare adesso. Magari alla forgia le persone non saranno dentro, saranno a mangiare. È vero. Andiamo adesso e mangiamo dopo. Il mangiare è importantissimo. Vabbè, mi ricordo l'altra volta qualcuno ci va da qualche cosina da mangiare, ne? Sì. Per merenda. Quanto dista più o meno la forgia? Ma non è tanto distante. Comunque, dato che siete in città, sarà massimo 20 minuti da lì. Beh, direi di andare in maniera più sicura, più tranquilla possibile. Invisibili, direi. Sì, sono d'accordo. Mi sembra l'unica soluzione. Allora, ti porgo la mano. Oh. Prende la tua mano. E poi... Ma allora sono veramente sposati! Faccio finta di nulla. Vabbè, non c'è bisogno, che mi scrivi visibilità. No, è perché se quando più giocast me lo segna tra... Ah, ok. Sì. Toglie lo slot. Ok. Quindi entrambi usate invisibilità, giusto? Sì. Segnatelo anche te, Cassandra.
E quindi diventate invisibili. Oh mio Dio, sono diventati invisibili. Oh! Questo perché immagino. Questo perché immagino abbiate fatto davanti a tutti. Sì, certo. Eravamo lì. Ok. Quindi, da invisibili, partite verso la foggia, che comunque vi ricordate dov'è, perché ci siete già passati davanti. Beh, tipo sulla via principale, no? Esatto, quindi è anche abbastanza facilmente ritrovabile. Arrivate, vedete, appunto, ritrovate, tornate sulla via principale, vedete il mercato e la foggia aperta, come l'altra volta, con i forgiatori che vendono le proprie armi. L'entrata è sorvegliata? Cioè, ci sono delle guardie o è comunque Ci sono i forgiatori, ecco. Ma sono lì intorno a fare cose? Sono anche lì verso l'entrata, insomma. Ma a fare cose o a fare la guardia? Beh, vedi che un paio stanno vendendo, altri stanno fermi, quindi potete immaginare se anche a fare la guardia. Ripetimi un attimo che cosa bisogna cercare. Da cenere? Da cenere. Da dove si vedeva prendere sta cenere? Dal loro magazzino. Ah, c'hanno il magazzino della cenere. Sì. Andiamo a fare un giro dietro, magari c'è una. Perché comunque è qualcosa che vendono anche. Ok. E facciamo il giro allora. Sì. Ok. Arrivate dietro. E effettivamente c'è una porta sul retro, sembra. Dove butta la spazzatura, comunque una uscita di servizio. Non c'è tipo il magazzino della cenere fuori? No, no, mi spiace, non sarà facile come l'ultima volta. Cavolo. Beh, direi di entrare. Prova a vedere se la porta è aperta. È chiusa. A chiave? Chiusa dall'interno. Come ogni buona porta di servizio. Mannaggia. Finestre al piano terra. Ecco, sì, diciamo che no, non ci sono nemmeno quelle, perché comunque non essendoci una vera e propria luce del sole, ecco, hanno prima illuminare anche dentro. Comunque la struttura vi ricordo che ha forma di incudine, giusto così per darvi un reminder. Sì. Ma io non ho gli strumenti per scassinare la porta. Beh, benvenio. Al massimo posso provare come l'ultima volta con un piede di porco, ma. Non so quanto possa essere poco udibile. Forse è meglio entrare dall'ingresso principale. Forse sì. Che all'ingresso principale le persone che erano sulla porta stavano molto nel mezzo? Sì, diciamo in questo modo, cioè, la grossa è un'entrata molto grossa, cioè è un portone comunque. E davanti al portone ci sono le bancherelle, poi tra il portone e le bancherelle c'è un po' di spazio. E in quello spazio ci sono i nani della foggia comunque che sono lì a vendere, a portare roba. Comunque, cioè, potete immaginare che la merce sia verso l'interno. Ok, vabbè, dovrebbe essere fattibile, dai. Diciamo, per entrare dovete stare giusto, se siete invisibili dovete stare giusto attento un po' a non sbattere. Esatto. Ma è una prova abbastanza facile. Te lo dico chiaro e tondo, ecco. 3. Vabbè, dai, proviamo. Proviamo. Al massimo sì. Scappiamo. Ok. Allora mi tirate un acrobazia per cercare di non wow. Battere contro di loro. È facile. Fossi razziale. Cassandra sei. No, Jorros sei. Ah, Jorros sei, scusa. Cassandra sì. 11. Se ce la fa tranquillamente, Cassandra. Jorros, mentre passi, sbatti contro un nano. E là lo vedi che. Vedi, stava vendendo tipo un'arma, una spada. E questo è. Cosa è successo? Cosa diavolo è successo? E si guarda intorno, nonostante non si veda. Ehi, ma l'hai sentito anche te? E l'altro, no, non ho sentito niente.
Io tiro un po' Jorros per la mano per tirarlo verso di me e toglierlo dalla situazione di inghippo in cui si era messo. Ok, ce la fate tranquillamente, comunque alla fine non vi vedono. Sì. Però vedi che, quella, che il nano, vedi che fa... Ah, vabbè. Sarà stato il vento. Sarà stato il vento. Nonostante siate sottoterra, quindi il vento... Forse non c'era. E quindi siete all'interno della cosa, della grossa incudine, insomma, la base operativa dei forgiatori. Dentro vedete che è molto bene arredata. Vedete davanti a voi questa, è una stanza unica. Vedete che ci sono varie armi di varie fatture. Vedete che ci sono anche tipo delle teche con dentro delle armi un pochino più, che sembrano un pochettino più preziose. In più vedete una porta che sembra andare verso il basso. In più vedete la porta d'uscita d'emergenza. Cioè la Quella d'uscita. Che c'era dietro. Esatto, quella sul resto. Ok, quindi praticamente tirate percezione. Ok. Ok, te e Cassandra non noti niente di particolare, te e Jorros noti subito in realtà quello che sembra una cassa con scritto, dato che è scritto in nanico, cedere. È quella. In più noti appunto che la porta, quella che porta verso il basso, sembra essere... è chiusa, ma non è chiusa a chiave, perché vedi, riesci a capire che qualcuno ci è appena passato. Ok. Comunque io dico è quella e indico, però sono invisibili, quindi insomma. Quando dici è quella, dato che siete dentro una cazzo di stanza... Vedi adesso la tua voce, Sì, sì, nel senso... Vedi che il nano, sempre il solito, si gira. Ehi, ma l'hai sentita anche te? E lui, basta dai, sto lavorando. E vedi che il nano comincia a... entra dentro la stanza, lascia stare le vendite. E comincia... dove cazzo? Tanto 20, Ok. Vedi che comincia a ficcare nella stanza, vedi che comincia a fare così. E a muovere le braccia. Ci tiro verso un muro. Ok, io ovviamente ho capito quale cassa ne diceva Jorros, o il fatto che lui non... in realtà no, dato che è quella, ci sono tipo tre casse, almeno quattro, poi è scritto il nanico e te neanche lo sai il nanico, e quindi... Sono tutte casse chiuse? Cioè, sono chiuse, dovresti aprirle per vedere cosa c'è dentro, ecco. Ok, intanto comunque mi concentro a schivare le manate. Fiatemi una acrobazia, dai, giusto per... con vantaggio, dato che siete comunque... Ok, andava bene. Vado! No, ma solo il primo, Kate. Vedi che ce ne sono due. Ah, ok. Perché si lancia con vantaggio di base. Ah, ok. E riuscite benissimo a evitare le manate del nano. E il nano è un po' stufo dopo 5 minuti. Comunque il timer attualmente siete a 25 minuti. Ok. No, un po' di più, mezz'ora. Ecco, sì, perché avete 20 minuti per arrivare. 10 minuti di essere lì. Dopo 5 minuti, appunto... Lui smette, me la starò sognando. Ehi, forse mi prendo un giorno di ferie oggi, Parlane col capo, va bene. E vedi che apre la porta e scende le scale. La porta che arriva verso il basso. È proprio una porta inclinata verso il basso. E trascino Cassandra verso la cassa giusta. Ok, forza, no, scherzo. Io guardo verso la porta quella di servizio, c'è una chiave infilata? Sì, la noti subito.
probabilmente a un certo punto viene chiusa la porta. Però attualmente sembra aperta, cioè appena visto passare il tipo. Ok, dalla porta di servizio. Ah no, dalla porta di servizio, no, è una porta che si apre solo dall'interno. Sì, però c'è la chiave. Sì. O comunque si può aprire. Sì, c'è la chiave. Comunque non siete soli, ci sono ancora i nani alla bancherella davanti a voi. Vedi ogni tanto qualcuno entra dentro, prende qualcosa. Ok. Beh, direi, tipo, che aspettiamo che non ci sia nessuno nella stanza e usiamo la tecnica del furto della cassa. Direi di sì. Ve la solleviamo e ricastiamo invisibilità. Ci sta. E questo è un po' difficile, perché comunque la gente va e viene abbastanza costantemente. Cioè, questo è un magazzino, cioè, ci sono le cose che devono vendere, quindi i nani vengono di continuo qua dentro. In più al fatto che vedi se c'è una cassa tipo in un punto più nascosto, tipo magari, cioè, se più nel più dietro il magazzino, sul fondo. Beh, non è una stanza gigantesca, eh. Ah, ok, ok. Sì, sì, ok, mi sono capito come è fatta. Ed è a forma di incudine. Anche le stanze dentro sono a forma di incudine. Ah, certo. Cioè, è una stanza sola a forma di incudine. Ah, perché tutto l'edificio è il magazzino. Sì, sì. E poi c'è la parte sotterranea che sembra appunto il... diciamo, il... cioè, questa sembra una specie di... parte appunto per il mercato. O in realtà, potete immaginare, data come è fatta la porta, che molto ci sia sotto. O almeno ci sia qualcosa, cioè parte dell'edificio sia sotto. Ok, ho capito, ho capito. Quindi mancano. Allora, innanzitutto voglio provare a capire quanto è pesante la cassa, se cioè è trasportabile oppure pesa troppo. Beh, è un barile praticamente. Naturalmente chiuso, puoi immaginare che è bello pesante se lo provi a prendere. Ok, ci aveva detto quanta polvere serviva? In realtà no. No. Non gliel'avete neanche chiesto. Magari ne basta un pizzico, una manciata. Beh, spendiamo il barile, stiamo più sicuri, di sicuro. Più tranquillo. Poi gli sussurro a Jorros. Beh, possiamo provare a bucare il barile. A un certo punto vedete un nano che si avvicina molto pericolosamente nelle vostre direzioni. Mi sposto. E sta andando direttamente verso il barile. Oh. Vedete che ha una specie di ampollina in mano. Apre il barile, quello della cenere. Lo infila dentro, prende un po' di cenere, vedi che va parecchio in fondo. E ragazzi, sta finendo la cenere! Così, un po' alla 4. Quindi quel barile non è pieno a questo punto. E vedi che torna indietro verso il mercato. Il barile l'ha richiuso? E so chiuso. Ok, io mi avvicino e provo a guardare dentro quanta cenere è rimasta. Ok. Dallo spiraglio che rimane più o meno. Sì, sì. E tira percezione, dai, giusto così. Per farti tirare un po' di tiro. Vedi che il barile è praticamente vuoto. Ce n'è un po' in fondo, ma sarà tipo altre due ampolline così. Allora mi dirigo verso la porta, quella che è da giù, e mi tiro dietro Jorros. Okay. Io seguo. La porta attualmente è chiusa. Sapete che è aperta, che non è chiusa a chiave, però la porta è chiusa.
Cosa fate? Io le tiro verso il barile. Ok. E lo mi guardo intorno per vedere se c'è qualcuno che sta guardando in questa direzione. Chi la percezione? Nie. Boh, non ti sembra di vedere nessuno in particolare. Allora prova a alzare il barile. Beh, è praticamente vuoto, quindi ce la fai. Ok. E diventa invisibile. Cioè, ricasto di nuovo invisibilità. Ok. Mi tiri un'altra furtività, allora. Ok. In realtà, sappi che ci sono componenti vocali. Vabbè, le dico. Che devo fare? E quindi, invisibilità! No, non vabbè, mica devo urlarle. No, però non devi neanche per forza dirle sottovoce. Quindi, insomma. Spiegato quanto me devo urlare, però sì, sì. Sì, normale. Nessuno ti nota. Sono tre nani lì al mercato. Uno ha fatto 6, uno ha fatto 4, uno ha fatto 1. Nessuno ti nota. Nessuno ti sente. E tu hai questo barile invisibile. E allora c'è il nuovo rogue. Esatto. E inizia a dirigermi verso il fuori, sperando che Cassandra mi aiuti a portarlo. No, ma è vuoto, è quasi vuoto, sì, quindi sì. Ce la fai tranquillamente. Ah, okay, da solo. Okay. Allora, me ne vado. Tira di nuovo acrobazia con svantaggio perché hai un barile addosso. Oh. Ovviamente vado anch'io. Sì, sì, te tira normale. Non c'è bisogno della svantaggio, mi sa. E te ce la fa tranquillamente a passare. E senti però che la mano di giorno si blocca. Anche se in realtà è un po' difficile tenergli la mano anche a Cassandra. Vabbè, scusi, ma operai il barile con la mano di Cassandra. E poi, e quindi se le vuoi mollare, Jorus, te sbatti contro un altro nano, quello diverso. E una volta che hai sbattuto, vedi che il tuo barile ti ha un'atletica per tenere il barile. Oh, ok, riesci a mantenere il barile, ma no. Vedi, ehi, l'ho sentito anch'io. Allarme, allarme, c'è qualcuno di invisibile qua. Ok, io mi tiro e inizio mi tiro a correre. Esatto, iniziamo okay. A scappare. E lui prova a tirarti un cazzotto così a caso. Tanto c'hai ultra mega cover, però. C'è anche il barile davanti. Massimo piglia il barile. Senti come è duro questo tizio. Non ti prende. E ok, quindi ritira di nuovo acrobazia per cercare di scappare il più velocemente possibile. Ah, meno. Ma stavolta ti cade il barile. Inciampo. Vedi, inciampo, il barile cade per terra. Tutti lo sentono. In realtà non si vede perché. Ma si sente! Sì, certo, ma tipo nemmeno io. Non vedo che il barile cade. Te hai perso il barile. Non sai più dov'è. Tutti hanno sentito il barile. Guardiate, guardie, guardie! Cosa fai? Ok. Okay, io mi guardo in direzione casuale. Fatto che sei invisibile, ce la fai molto tranquillamente. Però il barile da qualche parte per un'ora. La gente ci va inizia a inciampare. Che poi è un'ora. Io ovviamente ho perso di vista Jorros. Però sì, sento, sì. Sento il barile cadere e vado via anch'io, scappando. Senza chiedermi se Jorros è lì, o meno. Io cerco di scappare tendenzialmente verso il rifugio. Sì, sì, certo. A questo punto la missione è fallita, si torna alla base. Sinceramente.
Poi scappate in direzione verso il rifugio. E niente, quindi torniamo a Jared e a Kelt. Che vi siete appena addentrati dentro la caverna. Vedete nonnina che prosegue e tutti gli uomini che la seguono. Voi siete nel gruppo primo. A un certo punto arrivate a un bivio e nonnina guarda indietro. Ok, dividetevi. Tre di che ci vedono, tre che non ci vedono. Su su. Almeno. Il resto. Aspetta. Tu, tu e tu. Di là e comincia a dividere i gruppetti. Ok. A voi. Vi divide, no? Oh no, lo split. Lo split, lo split party. Split party. Se mi vado a dividermi. Ma sì, vi divide. Ok. Che palle. Voi non fate nessuna storia riguardo? Ma io no. Nonnina, io non posso andare con il mio compagno? No, preferisco che tu vada con loro, sembri più leggero. Ho bisogno che i guerrieri grossi come il tuo compagno e quelli leggerini come te siano divisi. Sei sentito? Ci sono i papamoule. Forte Papa Mosh, Poca Mosh, forte Papa Mosh. È una buona strategia, lo penso, però non lo dico. Signori? Non sono io. Nemmeno io. Ma cosa? Io non ero. Io non avevo aperto nulla. Che cos'è, ragazzi? Ma poi perché si sente da Skype? Non lo so. Vabbè, finito, era il cielo. Ok. Oh, non era. Che è successo? Si sentiva la zanzina. Wow. Vabbè. Ok, vedi che insieme a te ci sono altri uomini armati comunque sempre di coltellini piccoli. Jared. Sì. Sono triste. Mentre con te, Kelt, vedi che c'è anche nonnina e Gash. Qui c'è la squadra alfa, non si può morire. Nonnina, vedi che parla con il gruppetto di Jared. Allora, voi vi dovete arrampicare su quella, in quella parte lì. Poi, da quella parte ci sarà un precipizio. Noi li chiuderemo da una parte e voi dall'altro li attaccherete. Ok? Sì, nonnina! Segno d'accenno. Ok. Avete capito tutti? Sì. Mi raccomando, vi arrampicate la prima a destra. Non vi perdete, se no finite in mezzo alla caverna. E solo e lì per me siete morti. Arrampichiamo la prima a destra. Bravi. Voi altri, e parla con il gruppo di Health. Voi, ora noi andremo in faccia al nemico. Avendo, diciamo, guerrieri di questo calibro, e indica Gash, direi che è la strategia migliore. Tu vedrai. Tutto Gash. Chiaro? Tu vedrai. Sì. Non ho capito bene, Gash. Vedi che è l'unico che urla con enfasi. Gli altri vedi che sono comunque un po'... Per non farsi scoprire, eh. Sì, sì, sì. Gli altri vedi che sono un po' tranquilli, comunque. Io faccio un cielo di assenso. E Gash invece urla come se fossi in un esercito di orchi. Nessuna... Beh. Andiamo, ragazzi! E vi... A voi vi andiamo. Oh! Ok, quindi partite tutti armi in mano, almeno quelli del gruppo di Health. E in realtà non ci sono troppe strade, diciamo, da qua. Incominciate a intravedere
Tirate percezione, ecco cosa incominciate a travedere. Health io. Basta, eh? No, solo health. 11. Ok. Beh, in realtà questo è facile da notare. E più avanti vedi che ci sono tipo della specie di trincee fatte di rocce legate da delle corde. Sono tutte abbastanza rustiche. E però non noti niente. Cioè, e noti comunque dei derro che cominciano a scappare. E voi vedi che la nonnina comincia a aumentare il passo. Su, caricate! Ok. Io quando dice così chiaramente seguo la folla, perché non sono in prima fila, chiaramente. Ok. Vedi che Gash arriva, tira una mazzolata alla piccola trincea e la sfonda così, giusto per. Ah, giusto. E mentre fa e cominciano a vedere un paio di derro e cominciano a correre verso la profondità della caverna. Intanto Jared e il suo gruppo mi deve tirare un'atletica per scalare una piccola parte di caverna. Ah, la mia atletica. Oh, che culo. Ok. Ce la fai tranquillamente. Ah, sei il resto del gruppo. Ok. Anche il resto del gruppo, a parte una persona che vedi rimane giù, ce la fa. Il resto del gruppo continua ad andare avanti. Il tizio vedi che continua a provare ad arrampicarsi, ma un pochettino. Sempre. È un umano, vedi. Non ha un po' di problemi tenendo anche la forza. Aspettatemi, ragazzi! Gli altri non lo aspettano minimamente. Cerco di dargli una mano velocemente. Investo 30 secondi del mio tempo. Ok, allora lo aiuti. Tirami a... vabbè, lo stai aiutando. Ok, spendi 66 secondi, eh? No, 30 secondi, poi ci mettere. Massimo, un minuto. Un minuto. Massimo 30 secondi. Se ci mette più di 30 secondi vado via. Ok. Do una mano, do una mano. Sì. No, 20 minuti. 30 secondi. E il tizio vedi che ce la fa con un po' di fatica. Oh, grazie. Oh, grazie, vedi che ti abbraccia. Lo ignoro e vado avanti. Lo voglio, okay. Ti abbraccia, ma che vuoi? Oh? Ma vedi che vuoi? Vedi che stava piangendo. E corri. E in realtà esci, sei un pochino dietro al gruppo. Tira percezione. Ok. Noti che in questo sentiero, cioè questa parte di caverna, ci sono tracce di comunque di passaggio, di già qualcuno c'è passato. Vedi tipo terro o ragno o qualcuno tipo vedi dei passettini piccini comunque per terra. Quindi puoi immaginare che i derro sono già passati da questo sentiero. Ok. Quanto sono avanti i miei compagni? Oh, io sì. Sarà una ventina di metri. Sottovoce derro. Farmi sentire gli altri. Insomma, non da dire derro. Ecco, difficile che ti sentano, te lo dico subito. A 20 metri se parli sottovoce. Vabbè. Io non ti sento. Io spero che facciano un po' attenzione alle parole, a quello che succede. Ci sia un grande casino. Però io faccio quella speranza, ecco. Sì. Anzi, no. Utilizzo la mia azione psi, sussurri psi, per sussurrarlo a quello che mi sembrava il capo del mio gruppo. Ok. Te ti senti un po' vibrare il cervello. Strano. Mentre fai ciò. E
In realtà non sai bene se è arrivato il messaggio. Cioè, mentre lo mandi, senti come se ci fossero delle interferenze. Appure sto sull'attenti e faccio, cioè, mi muovo facendo lo scatto per cercare di raggiungerli. Ok, vabbè. Stai correndo, anche loro stanno correndo. Piano piano li stai raggiungendo. Il tizio di Rita ormai è andato buona. Lui sta correndo, però è un po'. Sì, ma allora questo è uno sfigato di merda. Vabbè, nel senso, non c'è lo scatto del ladro, ecco. È uno sfigato di merda, però aspettatemi. Però non lo urla. Non è che palle. Vai. E mentre li raggiungi, vedi che appunto girano a destra a un bivio, e quando giri anche te a destra li vedi fermi, e in quell'istante tirami destrezza. Tiro destrezza. Yeah. Ti giri e vedi il gruppetto. Che... tiro salvezza o. Sì, tiro salvezza, tiro salvezza. Ah, ok. Allora, vedi il gruppetto. Salvezza. Questo è il tiro salvezza. Due in meno. Fantastico. Fatto okay, 7. Dite il numero poi, ragazzi, ad alta voce, se no non si capisce. È vero. E quindi te ti giri, guardi il gruppo che è fermo, anche loro sono abbastanza come si dice, incuriositi, comunque non capiscono cosa sta succedendo, perché sentite tutti questo rumore. In quell'istante vedi che da sopra ci sono dei derro che, sghignazzando, hanno appena fatto scattare una trappola e una frana mi sta cadendo addosso. Il gruppo vedi che viene travolto, e anche te viene travolto da un sasso. Ti fa solo 4 danni. Dato che eri al bordo, però il tuo gruppo vedi che se lo prende completamente. Se lo prende completamente, vedi il tuo gruppo che è completamente sommerso da questi sassi. Vedi che pochi riescono a sopravvivere a questa caduta di maschi. Comunque non erano guerrieri provetti, non capisci in questo istante. Cioè, ma perché io vado col gruppo di merda? Cioè, che spiga di me. Ah, aspetta, perché andiamo a Kelt. Poi il tuo gruppo sta caricando verso la profondità della caverna. Correte, a un certo punto cominciate a vedere sempre più trincee. E piano piano cominciate a vedere tipo delle capannine fatte di materiale di riciclo, legno, marcio e altri derro, che però non sembrano, anzi, sembrano che vi corrano addosso. Ok, io avevo detto ero in retrovia, non ero davanti in prima linea. Per la strada c'era Dash, come si chiamava? Sì, Gash. L'azione di Dash. E quindi alla fine, stiamo assaltando un villaggio, saranno guerrieri che, quindi io non freno la mia corsa. Ok. E questi qua gli corrono addosso. Vedi che Gash ne trincia un paio così, giusto per. E puoi tirare un colpo contro, vedi che sono un bel po', però non sembrano, sembra molto che stiano cercando di scappare, ecco, tirare questo. Ok. Poi provare a colpirli se vuoi. Ok. 18. Lo prendi uno tranquillamente. 9 danni. Ok. Lo colpisci, vedi che lui quasi casca a terra, vedi che si prova a rialzare. E poi provare a tirare un altro colpo. Certo, sì, a questo punto. Lui cerca sempre. Lui un po' si muove. 13. Lo prendi. Ok. E 5 danni. Ok, con 2 colpi lo fai fuori.
altri due del tuo gruppo vedi che fanno più o meno la stessa cosa. Qualche Derro riesce a scappare comunque. Ok. E qua incominciate a vedere appunto le prime capannine, sembrano tipo delle capannine di guardia. Sembra che vi state avvicinando sempre di più al villaggio. Ok. Continuate a correre, cioè, vedi che Gash e gli altri guerrieri continuano a correre, sempre con la vecchina che urla a squarciavoce da sopra Gash. Spaccatele, non fatene scappare uno! E te continui a seguirli? Sì, io continuo a seguirli. Ma i Derro che stanno correndo verso di noi sono armati? E vedi che ce l'hanno l'arma, però non stanno cercando di attaccarvi. Scappano e basta. Ok. Io rallento un po' la corsa, cioè... Tipo... Ma non... un po' stranito, nel senso, alla fine non pensavo fossero guerrieri, ma se ci vengono incontro ma non attaccano è un po' strano. Una cosa. Intanto, tornando a Jared, se appunto riesce a sfuggire da questa frana provocata dai Derro, e vedi che i Derro sono in cima a questa parete, che ne vedi 4-5 che con le loro palestre cominciano a puntare quelli che si muovono. Cosa fai? Cado a gambe! Guardati l'iniziativa. Tu sta a casa. 17. Ok, riesci a scappare tranquillamente prima che ti provano a colpire. Ah, cari, vado in affanculo. Torni indietro. Oh, da vecchia può ammenà! E vedi l'umano che fa: oh, che è successo? Cos'era questo rumore? Non gli dico nulla. Vado via. Lui, dove stai andando? Adios. Vedi che lui ti segue. Sì. Cioè, ti prova a seguire. Corri, ti prova a seguire. E in quel momento anche te, Kelt, senti il rumore della frana. Senti il rumore di una frana mentre state correndo verso... Ok, posso capire che è verso la direzione dell'altro gruppo? Sopravvivenza. Ok. 13. Lo puoi immaginare, sì. Ok. A quel punto proprio mi fermo. Anche la vecchia si ferma, vedi, comunque. E faccio... E ti guarda. Oh mio Dio. Ci hanno già scoperto. Basta, basta, bisogna continuare, carichiamo! E la vecchia vedi che si ferma. E io anche, cioè, tipo, più preoccupato. Uh-huh. Tipo faccio, e gli altri uomini? Se la caveranno! Che facciamo? Cosa possiamo fare per loro? Però continuo a questo punto, sì. Ok. Alla fine... Poi, cioè... senso. Vi allentate dentro la caverna e finalmente arrivate in uno spiazzo un pochino più grande e vedete... voi che comunque ci vedete... quelle che sembrano delle capannine e sembra un vero e proprio villaggio. Però la cosa strana è che non vedete nessuno. Cioè, almeno vedete che la gente sta scappando nella vostra direzione, però nel villaggio sembra ci sia poca gente, pochi Derro. Qualche Derro continua a correre nella vostra direzione, se vuoi colpirne uno dimmelo. Cioè, se sono visivamente minacciosi, sì, se no, no. Non sembrano intenzionati a colpire, stanno cercando soltanto di scappare. Infatti cercano un po' di schivare i vostri colpi, ma... No, io allora non lo colpisco. Ok. E di Londina, che fai? Li lasci andare? Non sono minacciosi. E quindi? Ci campiamo con le loro ossa. Non voglio essere un omicida. Allora muori di fame. Vedi che Gash continua
e ammazza. In questo momento, sia te che Jared, tiratevi percezione. 21. 13. Beh, a prescindere dalla vostra percezione, in questo momento sentite un urlo profondo provenire dal Tekkelt, lo capisce bene, dall'unico dall'altra parte del villaggio di Terro. Mentre Jared lo senti provenire comunque dalla direzione in cui stai andando. Sentite un tipo, o... un urlo, proprio un urlo di qualche cosa di molto grosso. Un... e te Kelt senti anche che chiaramente sta combattendo con Iderlo. Mi affretto a vedere. E immagino già, cioè, tipo nella mia mente quello che è. E lo dico anche un po' tipo a bassa voce, faccio cazzo i troll. E vedi che anche chiaramente anche anche nonnina si ferma un attimo, si guarda, che cosa, e in quel momento vedi che si guarda, ferma un attimo il gruppo, fermi. Forse non è il caso di continuare. Io mi affretto a arrivare verso nonnina. Sì. Che comunque era più avanti di me. Faccio... le ho raccontato la storia, no? Sì. I troll. Potrebbero essere entrati. Forse è meglio allontanarsi. Con questi pochi uomini... verremo trucidati. E vedi Gash. Rush. Dice il suo nome. È un Pokémon, ragazzi. Rush. Sì, Gash, ho capito, ma è un troll. Quanti troll hai ucciso? Rush. Due. Io, cioè, con odio, però comunque non voglio far morire le persone, perché non sono stronzo. Metto una mano tipo sulla spalla di Gash. Faccio. Sono molti di più. Da solo non ce la farei mai. Tu debole mezz'orco, io orco intero. Che noia. Almeno è tutta tua, Kelt, la nonnina. A quel punto abbasso la mano che avevo messo sulla spalla, faccio. Bene, vai e muori. Non mi fa Gash, ma non mi sembra che Gash spacca. Vedi che la nonnina si tira fuori un paio di ossa da una borsetta e lancia una magia addosso. Vai Gash, non posso fermarti. Sembrano parole piene d'amore, nonostante la vecchina non sembra essere capace di... sembra strano sentire, cioè come tratta Gash sembra come se stata... non tratta nessuno. Lo vedete proprio. Su, vai Gash, vai. E gli dà una spintina. La vecchina ti guarda. Allora, chi vuole andare a morire con Gash? Per la gloria e tutto quello che vuole, vada pure. Io me ne torno a casa. E vedi che un po' appoggiandosi sul martello comincia a tornare indietro. Mi dispiace per il tuo amico. E ti tira una pacca sulla schiena. Ti offro la cena stasera. Vieni. Beh, alla pelle dura. Non muore facilmente. Sì. Gliel'ho anche detto. Cioè... ricorda le basi lei, eh? E più che altro, nonnina, dobbiamo avvertire la città. Se fossero davvero troll, dobbiamo evacuare. Come facciamo a avvertire la città? Mica ci credono a noi. Bisogna provare. Intanto bisogna pensare a noi. Cerchiamo di creare delle... qualcosa, bisogna cominciare a fare delle trincee. Uomini, raccattate queste finte trincee dei Terro. Prendete tutti i cadaveri che potete. Abbiamo da lavorare a casa.
io anche io mi carico un paio di corpi, tanto ormai sono morti, quindi i video. E cammino abbastanza frettolosamente, sperando di rivedere Jared. Vedete Jared, intanto stai scappando verso... Dove stai scappando? Verso il bivio dove siamo separati con l'altro gruppo. Ok. Ce la fai tranquillamente. Ma ricordo la strada per tornare a casa. Tira sopravvivenza. A casa. Posto. E ti arrivi al bivio dove vi siete separati. In realtà lì cominci a dire: aspetta, ma era questo. Appena arrivo a quel punto mi fermo. Cioè, nel senso, se non me lo ricordo mi fermo. Quindi, ok, ti fermi. Sali un paio di minuti e vedi che l'altro umano ti raggiunge. Così veloce, eh? Ma che è successo? Ti ricordi dove arrivare alle tende? Sì, sì, è questo vicolo qua. Ma mi dici cosa è successo? Dove stai andando? Andiamo, te lo racconterò dopo. E lui vedi che ti fa strada. Corri nei vicoli, però no, dai, riesci a uscire. Sei fidato ciecamente di un tizio a caso, eh? Certo, meglio del mio senso di orientamento. Portati in un vicolo. No, no, ce l'ha fatta. E ti... Dice, certo, è questo qua, è un video. Uscite dai cunicoli. E in lontananza intravedete le luci della baraccopoli. Parecchio lontano. Ma quindi non aspettiamo nonnina? Aspetteremo qua. Ok. Cookie, mi chiamo Eric. No, non mi chiamo Eric. Mi chiamo Mauritius. A piacere. Vuoi un po' di carne di ragno come snack? Grazie. Vedi che ti dà tipo un po' di carne, delle fibre di carne di ragno. È sempre il solito ragno, eh? Quello lì che sa di vino. Guarda, giusto perché se te, se vuoi, ti do questa carne. E io la mia carne. Quella delle mutande? Certo. Lui ti guarda. Oh, dai, ma com'è che ti hai detto? Ah, il nome cambia ogni volta. Cioè, il nome è un po' comportante, scusami. In questo momento ti guardano. Dai, su, tipo, mi sono presentato, siamo qui per entrambi, non mi vuoi neanche dire il tuo nome. Beh, non ci sono le celle, ma almeno un compagno di cella lo voglio avere, questa esperienza. Vedi che è un po' troppo eccitato per essere in prigione. Villaggio Vacanze. Dai, come ti chiami, su? Il nome non ha importanza. Non me lo vuoi dire? Allora dammi la mia carne. Sono tutti, sono nessuno. Sono... No, non cercare il nome su internet, inventatelo. Non sto cercando il nome su internet, non sto dicendo il mio nome. E lui continua a tassarti. E a un certo punto cominciate a vedere Kelt, la nonnina estro. Dove vado verso Kelt? Ehi! E il mio nome è... Grazie, amico. La nonnina, vedi che... Ti arrivi da Kelt, ma vedi che la nonnina si mette in mezzo a te, Kelt. Dove sono gli altri? Sono tutti morti? Sì. Rimasti vivi. Te? Io e quello laggiù. Ah, per Diana. Che culo. Sì. Dategli un cadavere a questi due! E entrambi vi danno un cadavere da portare di terra. E ricomincia la marcia verso la cittadella. E vai. Vado verso Health. Sono mandato a morire praticamente. Hanno preso un'imboscata. E... diciamo che il mio gruppo non è molto abile a evitare le frane. E le trappole.
conseguenze. Fortunatamente sei sopravvissuto. Mi sono un po' ferito. Ah, Jared, te chiaramente non vedi più Gash. Io di base non credo niente. No, no, senti, però io faccio... sai perché siamo tornati indietro, vero? Ho sentito un urlo. Ehi... Io penso che siano i troll. Sono riusciti a entrare. In terra stavano combattendo con qualcosa. Gash è andato a morire. Dobbiamo andare via da questa città. Abbiamo detto che si doveva andare via velocemente da questa città. E il problema è che se le guardie non ci credano, saremo i primi a morire. No, ovviamente. O se... non riusciamo a dire voi morirete, ma... o se non riusciamo a uscire di qui. Bisognerà muoversi allora. Quanti cadaveri abbiamo a disposizione? Non lo so. La donnina mentre riguarda, cioè mentre cammina. Allora ragazzi, bisogna lavorare. Bisogna cercare lavorare l'unitolo per proteggerci dalla prima andata. Non sappiamo quanti sono, non sappiamo quanto grossi sono. Ma non ci vorrà tanto prima che arrivano fin qua. Io mi volto verso nonnina e faccio... Nonnina continua a camminare sempre. Sì, sì, anch'io. Power. Sono tipo delle vecchie che fanno... Sì, 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 fanno giochi. Esatto. Power walking. E vi faccio... Non dovete considerarli dei troll... normali. Sono un clan molto numeroso e hanno il capo Tyrioth e Jared. Tu l'hai visto con i tuoi occhi. È il capo, probabilmente poteva utilizzare la magia, farla comune. È quello che aveva il teschio di gigante. Sì. Se... l'unica cosa che ci rimane è cercare di evadere da qua. Il più velocemente possibile, direi. Le difese non serviranno a niente. Beh, bisogna cercare di fare qualcosa, non possiamo evadere tutti. Non abbiamo abbastanza ossa. E soprattutto non penso che dall'altra parte ce la facciano ad aiutarci completamente. Meno male io e Cassandra abbiamo recuperato tanta cenere. Vero. Eh sì, che siamo efficienti. Dobbiamo armare tutti. Chi può combattere deve farlo. Sì. Non c'è dubbio. Decisamente. E piano piano andate a ricominciare a tornare verso la baraccopoli. Intanto Cassandra e Jorros, voi vi ritrovate visibili davanti al... suppongo, no? Stavate andando entrambi verso... sì. Verso la base. Sì. Sì, sì. Quindi vi trovate visibili alla base, a mani vuote. Mi è cascato. Era quello il rumore che ho sentito? Ti è cascata? Sì, sono inciampato e mi è cascata la botte, quindi non potevo più ritrovarla, visto che era rimasta invisibile. Cavolo, ora saranno in allarme, sarà più complicato tornarci. Già. Forse l'unica cosa è aspettare la sera. O comprarla. Con sa quali soldi? Raccimoliamo dei soldi e la compriamo. Ma siamo raccattati, siamo ricercati noi, sono ricercati loro. È vero. Non sarà semplice trovare i soldi per comprarla. Altrimenti l'avrebbero già fatto loro, no? Forse no. Basta prendere un parente di qualche ricercato, che non è ricercato a sua volta, e lo usiamo per vendere e comprare cose. Ok, ma
dobbiamo partire da una partenza per vendere le cose. Abbiamo, non abbiamo niente da vendere. Guarda l'inventario. Esatto. Guarda nel mio zaino. Questo non lo posso vendere. Il simbolo. Io mentre c'ha nello zaino lo guardo un po' stranita, perché si sta mettendo un po'. Beh, ho questa fiasca di acqua santa. Dio, non so quanto l'acqua santa possa essere costosa, alla fine è acqua. Beh, ma è santa. È forte contro i non morti o i demoni. Varrà pur qualcosa. Alla bere! No, certo non è da bere. No, certo, ma... Infatti, no. Io ci infilerei i miei piedi dentro, così poi è ancora più santa. Che mi sento. Ok, entriamo dentro prima che ci vedano. La rimetto nello zaino. Okay. Questi oggetti a caso che ti danno all'inizio. Vabbè, il kit. Ti sei comprato un kit da ammazzatore di vampiri e ti sei beccato quello. Esatto. Ed entrate dentro e vedete di nuovo il mezzelfo biondo. Ehi là. Ehi, siete già di ritorno? Beh, non ce l'abbiamo fatta a prendere la cenere. Siamo entrati dentro, abbiamo preso il barile, ma mentre uscivo ho sbattuto con un tizio, sono inciampato e mi è caduto il barile. Sì, è stato divertente. Vabbè, dai, siete vivi. Tanto è quello, no? Sì, già. Sì, torneremo magari. Dai, ci riproveremo. Quando ci sarà meno gente. Sì. Che sai a che ora? Che sai a che ora chiudono la forgia? Chiudono il commercio, chiude alle 7, però loro stanno lì dentro. Ah, ok. Vivano lì praticamente. Tipo c'è un tempio sotto, una cosa del genere. Cavolo, allora non potremo andare la sera. Beh, no. Potete anche comprarla, non dovrebbe costare troppo. Quanto costa? Penso sia tipo una moneta d'oro alla ampolla. Beh, è una moneta di troppo. Beh, anche perché stavo per dirvi che me ne servirebbero almeno 10. Di ampolle? Esatto. Sì. Sì. Per entrambi o per una persona? Per una persona. Purtroppo quella cenere è particolare. È proprio perché viene dalla forgia della forgia ossea, che è in grado di interferire con la barriera della città. Chiaro. Dobbiamo riuscire a rubare il barile. Ecco, se trovate dei soldi posso darvene un po' della nostra scorta, ecco, sì. Vuoi scambiarne un po'? Con dell'acqua santa. No. Ottima fonte. Era semplicemente per risparmiare il viaggio, tanto poi saremmo andati noi a comprarla da loro. Quindi ci basta trovare dei soldi. Ottimo. Sì. Certo, se siete ricercati, ecco, non... Mi sembrava più facile prendere la cenere che trovare dei soldi. Sì, visto che non abbiamo rubarla sempre. Tanto illegale per illegale, se vi vedono. Però fate voi, io la ruberei personalmente, però insomma,
se non siete affini, ecco. Beh, sicuramente, come hai visto, non siamo dei maghi provetti con i furti. Vabbè, siete riusciti a trovare la cassa di cibo? Pensavo ce ne aveste... Ma la cassa di cibo non era sorvegliata. Vabbè. Tra l'altro un tizio, mamma mia, si era proprio fissato coi rumori, ci aveva sentito e non voleva demordere. Se vi fate sgamare, ragazzi. Signori, io ho dei furti da fare, quindi buon lavoro. Vediamo. Se avete soldi, andate da me o andate anche, provate a parlare anche col nonnino, non so se vi potrà vedere, insomma. Quei soldi si ricava tutto. Buon lavoro. E vedi che corre via. Andiamo a cercare qualcosa da mangiare? Come? Io non posso più diventare invisibile. Beh, qui avranno, c'è il cibo. Sentiamo se ce lo danno prima. Sì, sono d'accordo. Ok, entrate dentro, il clima più o meno è sempre il solito. A chi chiedete? Io scendete le scale ed entrate nella sala comune dove c'è un po' di gente. Vedete che penso questa sera più o meno la gente ha già finito di mangiare. Qualcuno vede che esce fuori, comincia a uscire, come ha fatto il mezzelfo. Altri tipo donne e vecchietti. Ma c'è tipo una mensa? Beh no, non proprio. Vedi che la gente mangia un po' di roba raccattata. Mi avvicino a una persona che sta finendo magari di mangiare o che comunque ha qualcosa che sembra cibo in mano. Sta tipo mangiando della carne secca. Dove è possibile reperire cibo qui dentro? Bene, ho sentito che è stata portata una cassa di recente. Provate a chiedere a nonnina. Ok. Va bene, grazie. E mi avvio verso il nonnino. Ok, quindi arrivate davanti alle tende dove stava il nonnino. Cosa fate? Bussiamo. Nonnino? Come fa a bussare sulle tende? Vedi che si affaccia un tizio che vedete era una delle persone che stavano appunto nella stanza del nonnino. Che c'è? Nonnino è occupato ora, un attimo. Posso aiutarvi? Volevamo sapere se potevamo mangiare qualcosa. Vedi che lui si... Sentite parlare. Potete tirare percezione, se volete. Sì. Yes. Non capite niente. Che bello. Va bene. E vedi che vi lancio addosso quelli che sembrano due pezzi di carne secca. A malapena per un pasto. Fatevi bastare. Grazie. E vado a cercare un angolino dove mettermi a sedere. Io la seguo. Lo trovate tranquillamente. A terra, ovviamente. Forse invece che della cenere dovremmo rubare del cibo domani. Beh, in effetti già che passiamo dal mercato qualcosa possiamo arraffarlo. Beh. Alla fine siamo lì. Ci toccherà rubare per troppo tempo ancora. Sì, poi chissà a che punto sono gli altri giù. Intanto gli altri... Ah! Chissà se hanno già trovato tutte le ossa, aveva detto che servivano, disponibili, che servono insomma per uscire. Non ho idea, non so quante ossa serva. Spero in effetti non ci dicono molto, non ci avevano neanche detto quanta cenere serviva. Beh, effettivamente non l'avevamo nemmeno chiesto. Beh, ma potevano dircelo lo stesso, alla fine, se ci mandano a fare una cosa. Effettivamente. Ecco, il vecchino non è che sembrasse proprio sveglissimo. Ciao, in questo modo. Beh, direi che domani rubiamo
una bella cassa di cibo, così possiamo mangiare e facciamo magari anche una buona azione per questa gente. O magari barattiamo la cassa di cibo con la polvere. Al mercato? Vuoi barattare il cibo con loro? La polvere? Vabbè. Con i rifugiati. I rifugiati. Dipende quanto ce n'hanno. 20 ampolle mi sembrano tante. Sì. Beh, intanto possiamo rubare una cassa di cibo e poi vediamo cosa fare. Anche perché alla forgia saranno molto sull'attenti adesso. Sì, non penso che riusciremo a entrare tranquillamente come l'altra volta. Oltre al fatto che ormai la cassa sarà visibile, avranno capito cosa stavamo prendendo. Eh già, purtroppo. Non so perché, ma ho la sensazione che nella porticina in fondo avremmo trovato un sacco di cenere per terra. Alla fine, secondo me sì, alla fine dovrebbe essere la cenere che usano per forgiare, quindi sta per terra e la raccoglieranno, immagino. Ha senso. Avremmo potuto sguazzare in quella cenere. I desideri. Ok. Si è fatto un po' troppo prendere la strada dalla cena. È concentrata sull'obiettivo. Da tu. Quindi cosa fate? Aspettiamo la sera. Ok, dato che aspettate la sera torno a... Oppure aspetta, Cassandra, te puoi ancora diventare invisibile? Sì, io sì. Beh, magari possiamo riposarci un po' e nel pomeriggio andiamo a rubare la cassa di cibo. Quando gli ho detto che stavo per andare da Jared e Kelt, non lascia. Già mai. va bene, non c'è problemi. Un paio d'orette di riposo... Non so se ci daranno del cibo gratis anche stasera. Beh, dopo tutto quel cibo. Ma poi diventare invisibile un'altra volta. Ogni volta che faccio il riposo breve. Ah, è vero! Trovi slot. Stavo per dire, ma tanto forse è meglio se va solo Cassandra, data comandata. Ah, effettivamente. Io faccio il palo al massimo. Il palo di una cosa invisibile. Sì. Che magari rimani lì. Io magari sono bella andata via e sei ancora lì a aspettare. Esatto. Prossima spell, vedi invisibilità. Per forza. Va bene. Ah, ci riposiamo. Un'oretta o due. Ok. Vi riposate. La gente vedete che passa e va dalla stanzina. Vedete i bambini che stanno sempre lì a cazzeggiare. Vedete che ogni tanto torna Eric e vi saluta. Cioè il mezzelfo, sì, che si chiamava Eric, mi sembra. Sì. Sì. E dopo un po', passata un'ora, vi riprendete le forze. Cosa fate? Andate alla foggia? No, andiamo a rubare il cibo. Ah, ok, quindi andate al porto. Pensavi di rubare delle casse intere o pezzi di cibo e basta? Forse è una bella scorta di razioni. Beh, dobbiamo soltanto trovare la bancarella che le vende. Però è più difficile rubare da un mercante che alla sua bancarella. Vabbè, ma teoricamente dietro di lui dovrà avere anche lui delle scorte. E non dovrebbero essere osservate. È vero. Vabbè, dare un occhio non costa nulla, tanto abbiamo tempo. Sì, o magari in una taverna, magari c'è le scorte di una taverna. Le mele, le torte di mele lasciamo sulla finestra. Esatto. Buona. Vabbè, io direi di andare verso là, tanto è tutto da quelle parti. Quindi andare al porto, al mercato, verso una taverna specifica. Ah...
Boh, io direi andiamo verso il porto e la prima anzi verso il mercato e la prima taverna che si incontra magari si guarda lì. Sì. Ah, diventate invisibili subito? Quanto dista al porto? Tipo 20 minuti? Un po' di più, una mezz'oretta, 40 minuti, 50, 60, 40 minuti. Ah, 40 minuti. Allora no, andiamo verso... Avviciniamoci un po' al porto. Sì. Semmai. Quindi 40 minuti? Il porto, mi avete chiesto quanto è 40 minuti? Sì, sì, certo. Cioè ci avviciniamo verso il porto. Invisibili. No, esatto, non diventiamo invisibili subito. Ok, andate in furtività. Ah, giusto, però siamo ricercati, quindi forse è meglio diventare invisibili. Cavolo. Allora forse è meglio andare verso il mercato e poi semmai... Come sei dovuto ricordare che sei ricercato? Mi era passato di mente. Forse è meglio andare verso il mercato e cercare una taverna verso il mercato. Sì, però diventiamo subito invisibili, non voglio... Esatto. Anche perché i tiri in furtività li facciamo abbastanza brutti. Esatto. Ah, diventiamo invisibili e poi usciamo. Ok. Quindi andate al mercato? Sì. Sì. Che è più vicino, no? Sì, sì, ci mettete 20 minuti. E se nella strada però vediamo una taverna, magari ci fermiamo prima. A 20 minuti trovate una taverna. Okay. Si chiama La Sirena delle Sotterranea. Ok, è trafficata, c'è tanta gente? Più o meno è ora di merenda. La gente va a fare merenda alla taverna. Vabbè, c'è qualche uno che prende una birra. Passiamo da dietro. Vediamo se è un retro. Ah, un retro. Alla porta aperta. Vedi che, sì, sembra... Vedete, quando arrivate sul retro vedete uno che tipo butta la spazzatura dal retro. È un vicolino comunque, il retro. Ok, affretto il passo e cerco di passare dalla porta aperta. Prima acrobazia. Che questo stri... Acrobazia. E tieni sempre per mano Jared e Joros? Sì. Allora ho svantaggio. E Joros intanto mentre vieni spinto da... Io mi sento tirare e accelero il passo. Ok. Te ti provi a affondare contro la porta che si apre, che si sta per chiudere, però prendi una musata contro il muro. Non ce la fai. E te Joros pure di sobbalzo. In quel momento vedete il cuoco che apre la porta per vedere cosa è successo. Ah, vabbè, me lo sono immaginato. Di nuovo. E chiude la porta. Io inizio a sfregarmi la fronte. Si è chiusa la porta. Mi faccio a Giorgio. Maremma. Yeah. Che facciamo, apriamo? Passi dai. Però vado a dirla come se fosse una ventata molto forte. Ripeto, siete sottoterra. No, siamo sottoterra dentro una caverna. Quindi magari il vento c'è. In questa taverna ha delle finestre all'altezza. Sì. Si riesce a vedere da dentro, magari nel retro, cioè delle finestre. Ah no, sul retro l'unica finestra è un po' più alta, dovete tipo arrampicarvi per vedere cosa c'è dentro. Non mi sembra il caso di mettermi a arrampicarsi. No. Non potete mai faticare però, che cavolo ragazzi, È perché ci va male tutto più o meno, quindi... C'è tipo un sasso? Sì. Prendo un sasso e lo lancio contro la porta. Ok, cioè mi allontano un pochino, ovviamente. Non è che ti fa davanti la porta. Te vedi il sasso partire dal nulla e chi è? E vedi esce il cuoco. Che cosa sta succedendo? È un nano. Chi è che rompe il cazzo e continua a bustare con le volte? Chi è quel mona che esce sbattendo? Chiaramente il nano è uguale, capelli grigi.
con gli occhiali. No. Chi è quel mona che sta che sbatte? Eh? Avete rotto? Sto lavorando qua! Una merenda l'ho fatta! Mentre lui urla, cerco di avvicinarmi un pochino per essere più pronto appena lui se ne torna dentro. E dopo un po' che si sfoga, che smette di urlare, vedi che rientra dentro e lascia la porta che si chiude. Ci provo a infilare un braccio per non farla chiudere. Okay. Cioè, afferrarla. Vabbè, cioè, afferrarla e basta, ce la fai. Sì. Intanto si gira, però. Riprende la porta. No. La tira. Tirami un destrezza. Allora, se vuoi tenere la mano sopra, non mi tirare niente. Cioè, se vuoi che la mano... Praticamente sta succedendo, il braccio ti sta rimanendo incastrato dentro. Sì. Sembra molto violento, il tipo. No, prova a toglierla. Non penso di poter vincere a tenerla aperta contro di lui. La tira destrezza. Oh, 21. Ok. Riesce a togliere il braccio prima e la porta si chiude. E io gli ribusso. E me ne vado. Vuoi fare incazzare? E poi me ne vado. Te cassando il tutto shock, vuoi fare qualcosa? No, io sono un po' interdetta perché non riesco a capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo. Perché lui esce, basta! Tutto rosso, fa, ci avete rotto il cazzo! Con tipo una spatola in mano. E basta! Vedi che esce anche fuori. Si guarda intorno. Chi è? Chi è? Vedi passa un nano. Sei stato te! È andato parecchio... al di fuori della porta. Un paio di passi. Io guardo. Io mi giro verso dove dovrebbe essere Giorro. Se ci riprovo. Okay. Provo a intrufolarmi. In realtà ce la fa abbastanza perché vedi che il tizio se l'è presa con un passante. Vai! Tu smetti, io, ma cosa ho fatto? Mi scusi, non ho capito. Dai, mi smettere di bussare la porta, capito? Sto cucinando io! E riuscite ad entrare tranquillamente. Se sì. Cioè, ti senti tirato via da Cassandra dei giorni. Vabbè, la seguo. E all'interno siete entrando nella cucina. Vedete che sta cucinando. Che stava cucinando tipo, non so, degli hamburger. Okay. Sentite che frigolano sulla piastra. Ponybox. Continua a cucinare. Si bruciano? No. Io mi do uno sguardo veloce intorno alla cucina e vedo se c'è del cibo messo lì a parte due hamburger. Grazie, percezione. 15. 10. Ok. Giorno, a parte appunto qualche hamburger ancora da cuocere, questi qua che stanno cuocendo... Noti tipo le insalate, il pane, cose così. Niente di molto grosso, sostanzioso. Okay. E Cassandra noti quella che sembra una cassa piena di qualcosa. Che è stata tirata fuori. Ok, se provo a usarla sento se c'è qualche odore particolare. Senti odore di carne. Tiro strattono Giorros per fargli capire insomma che sto guardando la cassa e provo a sollevare. Cerco di capire che cosa sta guardando. Tira intuizione, lo svantaggissimo. Otto. Sì. Boh, non capisci bene quale cassa sta indicando.
Io allora mi avvicino e provo a sollevarla. Ok, riesci a sollevarla abbastanza tranquillamente. E casto invisibilità. Ok. Per farla diventare invisibile. In quel momento vedi che rientra dentro il cuoco. Ecco, gliel'ho fatta capire. Vedi che si pulisce tipo un po' la mascella, si scrocchia le nocche. E vedi che ritorna a girare gli hamburger. Ehi, qualcuno l'ha girato. No, peccato. E di vicina stanno bruciacchiati un pochettino, però, insomma, appena vedo che è ritornato nella sua postazione piglio la porta e vado via. Okay. Abbastanza di fretta. E io comunque quando prendi la casa suppongo che non tieni più per mano Jorros, eh? No, spero che abbia visto che si muoveva, cioè l'intento mio era di sollevarla facendo smuovere la cassa. Che comunque avrà vista solo sì. Volare. Scomparire. Sì. Vabbè. Sì, però come fai a tenerla? No, come fai a tenerla per mano? Dico, questa è l'unica cosa che... Ah no, se mi lascia la mano io tipo guardo intorno perplesso. Anche perché per lanciare la magia sono componenti somatiche, quindi sono... Sì, la mano gliel'ho lasciata perché ho preso la cassa. Però insomma spero che sappia dove sono e cerchi di agguantarmi. Non me ne è che non ne sono posto molto il problema in realtà. Puoi tirare un... Perception, sì. 10. Ok, la perdi completamente. Hai visto la cassa scomparire. Boh. La cassa non è pesantissima, vedi che comunque non è piena. Anche perché sennò sarebbe stata difficile da sollevare. Ok. E te allora... corri via. Suppongo, no? Come sì. Sì. Ok. Tirami un'acrobazia per riuscire a aprire la porta tranquillamente. Madonna. E corri via, però vedi che un po' la porta ti dà un po' di problemate, quindi la apri lentamente. Vedi lui. Il cuoco, cioè le fiamme negli occhi, completamente rosso, arriva nella tua direzione. In realtà quasi ti cammina addosso, e sembra quasi non facci caso. Apre la porta completamente e fa un urlo gigantesco che non farò perché è tardi, perché c'è 50, e vedi che si sente particolarmente. Io vedo che succede questa cosa e esco. Ok, ce la fai tranquillamente. Anch'io sfrutto il momento per andarmene, sperando di riuscirci. Okay. No, ce la fate tranquillamente alla fine. Il nano sembra troppo infuriato, non ci vede più. E mentre uscite vedete che per terra nel vicolo c'è un tizio, lo svenuto. Sembra il tizio. Morire, sembrava fuori carino e simpatico. Sono le persone orribili. E quindi niente, siete con la vostra cassetta piena di carne. Io non vedendo sì. Cassandra mi dirigo verso la base. Io uguale, vado verso la base. Vi ritrovate di nuovo alla base. Per me abbiamo capito il pattern. Il pattern è quello. E vedi Cassandra con questa cassa in braccio. Io la... Meno male, non pensavo, quello lì è un tipo abbastanza eroso, cavolo. Eh sì, molto... Molto fuori di sé solo perché qualcuno ha bussato alla porta. Io mentre parlo con Jorros apro la cassa. E vedi che c'è la carne macinata degli hamburger, però è mezza piena. Buono, no? Sì, direi assolutamente di sì. Ok, hai detto con un tono come se fosse negativo. Ah, scusate. Ed è mezza piena. Mi sarebbe piaciuto una cassa intera a me. A me Khaled. Beh. Stasera si sogna gli hamburgerini di Kevin. Tutti abbiamo voglia degli hamburger. Già. Mamma mia. Che facciamo? Ce ne mettiamo un pochino nello zaino? Però è cruda. Cioè... Speravo fosse qualcosa di più immagazzinabile.
Diciamo che eravate abbastanza di fretta, quindi la prima cassa che mi è capitata era quella. Certo. Beh, possiamo... Sicuramente per qualche giorno va avanti. Però se ci serve tipo un panno per tenerla... Non no, vabbè, dentro la cassa non è che è la cassa di legno dentro la carne. Okay. C'è un telo che la tiene. Non è che scola. Se no come si può trasportare? Vabbè, possiamo darla anche a nonnino. L'importante è che ce la dia da mangiare e che non faccia strani scherzi. Sì, è vero. Possiamo sentire lui, magari così se ne occupano. Cioè, se non altro, aiutiamo la comunità. Beh, finché ci danno riparo, direi che può essere una buona cosa, sì. Già, andiamo a bussare alla tenda. Ok, andiamo alla tenda. Se andate a bussare alla tenda, torno da Kent e Jared. No. Voi siete finalmente tornati alla baraccopoli. E vedi nonnina che urla. Scusate. Adunata! Adunata! Francis, vieni qua! E voi vedete un vecchino, un signore, mezza età, lo riconoscete? Sembra essere avere una bella contusione sulla testa pelata. Vabbè, nonnina. Sì, nonnina, che c'è? Vai subito ad avvertire gli altri. Digli che bisogna far trasferire più gente possibile. Su, vai! Sì, nonnina. Che ti è successo? Dei stronzi. Vedi, quei due stronzi. No, io mi sono avuto stento. Nonnina. Io faccio finta di niente. Vai, vai, veloce, non c'è tempo da perdere. Gli altri, su, tutti quelli che possono combattere vengono qua. E vedi che comincia a fare una donata della gente. Vedi che un paio di altre, un altro po' di guerrieri, vedete un'altra trentina di persone si compaiono. Qualcuno sembra un po' un vecchietto, qualcuno in realtà è un po' giovincello. Qualche donna, ovviamente, sì. Anche tra le donne c'erano i guerrieri. E quindi niente, comincia a dare ordini. Tu e tu, fate delle trincee. Tu e tu, andate a fare altre armi. Tu e tu. E a voi due vi dice di... Voi restate con me. Ok. Vedete, raccontami tutto quello che sapete. C'è un segno di assenso. Venite nella mia casa. Nella mia tenda. Tanto voi altri continuate con gli ordini che vi ho dato. Preparate tutto. Smontate anche le baracche se ce n'è bisogno per fare qualche trincea. E lei vi prende da parte, vedete? E vi porta di nuovo nella stessa tenda in cui siete stato curato, se Gerend. Quindi, troll dite, eh? Sì. Cos'altro sapete? Sanno usare la magia? Quanti sono? Erano... Beh. Noi l'ultima volta... Una decina? Una decina. Forse anche di più. Avete già combattuto contro di loro? Sì. E? Com'è andata? Siamo qua. Beh... Sì, allora, noi siamo qua. Ma allora siete ok siete qua, quindi siete stato vissuto senza nessun problema. Beh, una persona che era con noi è morta e sì, e non li stavamo combattendo veramente, era più un'infiltrazione nel loro campo, diciamo che era una missione di salvataggio. Ho capito. Lei sa delle ossa di... del gigante, no? Certo. Foggiatrice. Ricordi? Jotlegger.
che quei due, come abbiamo cercato di dire al consiglio, e siamo non sono qua, il consiglio. Non è inutile questa tua impressione. Non sono il consiglio. Il loro capo ha il teschio dell'Hotlegger. Non so bene cosa posso fare, ma non butta bene. Bisogna cercare di uscire da qua. Io ho bisogno da voi, dato che sembrate dei guerrieri, o almeno tu, Kelt, che combattiate al mio fianco, mi stiate dietro. Ma certo, sono rimasto. Guarda, signora, una buona leadership è tutto ciò che serve in questo momento. Non tutti ne usciranno vivi, lo dico già subito. Ma se seguirete i miei ordini, forse riuscirete a uscire da qua. Chiaro? Chiaro. Ok. Sì, se fossi nel pieno delle mie forze, sicuramente ti potrei aiutare meglio. E che ci posso fare io? Questa volta mi hai curato. Ah già, c'ho dei danni. Pensavo che chiedessi di nuovo la maledizione. Beh, sembra che tu riesca ancora a campare con quelle ferite. Beh, non muoio, quindi... Però vuol dire che puoi resistere ancora un po'. Preferirei curare magari Kelt, se dovesse venire ferito, dato che è in grado di combattere. Anch'io lo so. Non ti ho ancora visto, tesoro. Nemmeno io ho visto combattere te, però mi fido che tu sappia combattere. Lei ti guarda in silenzio. Kelt, allora, presto, nelle prossime ore, ci andremo verso alla frattura della barriera. Lì cercheremo di far andare prima i bambini e poi le madri e le vecchie. Poi se avanzerà tempo, vediamo se riusciremo a mandare qualcun altro. Intanto vediamo che per oggi la priorità sono loro. Chiaro? Chiaro. Intendi, c'è un passaggio quindi per uscire? Sì, volevo dirlo più tardi, sì, però sì, c'è un passaggio, è una specie di frattura nella barriera, è debole, basta fare delle piccole rune utilizzando delle ossa e della cenere per poter passare. E quindi immagino che ci sia un modo anche per entrare? Beh, se uno vuole entrare. Non ha qualcuno all'esterno che potrebbe aiutarci? Non farei rischiare la vita a altre persone, non mi sembra il caso. Non credo di avere abbastanza persone per una cosa del genere, neanche se prendessimo tutte quelle che sono fuori. Nonnina. Ci vorrebbe l'esercito dei nani, forse. Nonnina. Noi siamo, per quanto non mi piaccia questa città, ma siamo la prima difesa. Se crolliamo noi, su, ci sarà una completa distruzione. Che ci possiamo fare noi? Siamo dei poveri prigionieri, non siamo mica dei guerrieri. La maggior parte di queste persone non hanno mai impugnato una spada. Per ora le facciamo evadere. Per quello, chi vuole entrare, vuole entrare. Ho chiesto se qualcuno che lei poteva conoscere su poteva aiutarci. Sì, qualcuno c'è, ma non sono abbastanza. Se le cose che hai detto sono vere, non basterebbero nemmeno se ce ne fossero 100 volte quelle che ci sono. Bene. Se te hai qualcuno al piano di sopra che ha intenzione di aiutarci, ben venga. È anche più facile scendere. Beh, due. Ne sì. Abbiamo due. Sì. Due compagni, siamo arrivati con loro. Guerrieri? Come te? Maghi,
E l'ammazzo, io sta vecchietta del merda. Sono... Anche... Per quanto... Un po'... diciamo... per quanto un po' attenti alla loro vita, sono degli ottimi combattenti, erano con noi all'attacco della, quando abbiamo attaccato i troll. Beh, se loro vogliono venire, siano benvenuti. Proverò a chiedere a quelli se vogliono scendere, ma mi sembra un suicidio. Però sì, sono d'accordo con te, meglio combattere morendo combattendo che scappare come delle mammolette. Certo, dopo aver salvato i deboli però. Sì, sì, le sto già radunando. Io tutta questa gran voglia di morire come ce l'avete voi non ce l'ho, però... Allora vattene insieme ai bambini, vai! Dopo i bambini e dopo le vecchie. Io comunque rimarrò con il mio compagno. Ho capito. Bene, preparatevi, si parte. Ok. Ora lasciatemi un attimo da solo, ho bisogno di meditare. Che cosa fa? Vai là. Sì, sto facendo chiaramente la cacca. Devi meditare. Quindi vi fa uscire dalla tua tenda. Ah, quando esci vedi che ti dà una bella pacca sul culo, sulla schiena. Certo. Wait. No, sulla schiena. Senti, tipo una pacca d'approvazione, non so. E ti faccio nonnina, poi se ho visto che Gash aveva un'ascia, se fosse possibile renderei meglio, e mi giro e vado via. Se vuoi andare a prenderla è lì dove l'ho lasciata. Ah, e vedi che torna indietro. L'ha detto. Il nuovo Toy Boy. E intanto, e per voi diciamo la sessione finisce qua, se volete fare qualcosa prima di... Ma no, direi di no, a meno che Jared non vuole fare nulla, io... Sconsolato perché non mi cura le ferite. E perché non ti considera un guerriero? Ma quello che cazzo se ne frega, cioè... per essere considerato guerriero da questo troglodita, veramente... combattere... E... intanto passando Joros, voi bussate alla tenda. Ok. Custom roll. Ok, 57 che bussano alla tenda. E vi aprono. In realtà appena vi aprono fa... Fagli entrare subito! Ah. È la voce del vecchino. E mi rifà... Vieni qua! Abbiamo portato una cassa di cibo. Sì, no, mi interessa. Avete parlato di troll voi, vero? O me lo sono immaginato. Sì, sì, abbiamo parlato di troll. Raccontatemi tutto quello che sapete. Beh, sono tanti. Sono sanno alti. Usare la hanno la pelle un po' bluastra. Sì, quanti sono? E hanno un gigantesco teschio di Odrager. Oh, no. Beh, non lo so, noi ne abbiamo visti con certezza 7, mi sembra. E voi dove l'avete visti l'ultima molti volta? Molti più di 7, c'era un campo enorme, ti ricordi? E stavano cercando di aprire quel passo. È vero, li abbiamo lasciati al passo verso Bratbend. C'è una frana, si stavano dirigendo verso qua, non so... Adesso dove possono essere? Saranno ancora lì a togliere... i massi. Beh, ci sta che da quel che ho sentito
Ah, una buona notizia, so dove sono i vostri compagni. Ah, dove sono? Giù? Vabbè, sì, prigione, sono vivi. Ottimo. Hanno anche picchiato il mio informatore. Però vabbè, quella è un'altra storia. Beh, l'avranno fatto sicuramente per qualche ragione. Perché girava le palle. La brutta notizia è che ci sono degli Yeti. Hanno trovato, hanno avvistato degli Yeti al piano di sotto. Yeti? Quindi, Yeti. Spero siate ancora intenzionati a darci una mano. A proposito. No, Yeti, scusa, troll. Che siano gli stessi troll, hanno già raggiunto la città. Ne hanno avvistato uno, da quello che ho capito. Ma l'hanno visto? Non lo so, non era chiaro. Cavolo. Beh, noi abbiamo provato a prendere la cenere, ma ce l'abbiamo abbastanza, sì. Dateci una mano e forse riusciremo a far uscire anche i vostri compagni. Vi aiuteremo volentieri. Abbiamo preso dei rifornimenti. Dico la cassa. E lui, bravo. Ti mette la mano in faccia. Va bene, come vi possiamo essere d'aiuto? Cosa dobbiamo recuperare stavolta? Per ora aiutateci al piano di sotto, alla barriera, che potrebbe esserci delle complicanze. Certo. Ok. E Eric, mostragli la strada. E vedi che Eric fa di qua, ragazzi. Come per l'uscita, vi fa entrare nella crepa, che vi ricordo c'era nell'ufficio del nonnino. C'era la scritta magia. Esatto. Datemi la mano. Contenta. No, scherzo. Gli do io la mano. E poi da Cassandra. Oh. Che trenino. E scendete le scale, siete in completa oscurità. E qua finisce la sessione. Ok. E Cassandra si è abituata a tenerci la mano senza vederci. Quindi ci troviamo a nostro agio al momento. Esatto. Se noi non andiamo ai troll, i troll vengono da noi. Esatto. Era questo il piano, aspettare l'attacco dei troll e... Sì. Peccato che dovevamo agire all'esterno. Esatto, c'è solo un problema. Che ora siamo con della gente che non sa combattere. Yeah. Però se sono arrivati i troll, vuol dire che c'è un'uscita da là sotto. Percorreremo l'uscita piena di troll. E poi non avete visto troll, avete sentito solo. Sì, vabbè, certo. Noi abbiamo... Come minimo poi... non è neanche un troll, era soltanto un Derro un po' incazzato. Era un imitatore. Era un Derro che c'aveva tipo un vaso e faceva Era una simulazione, esatto. In realtà, come le prove a scuola. Bello. Ok, va bene ragazzi, allora anche questa volta la sessione è finita. Diteci cosa, secondo voi, cosa sono, se sono i troll o se è un Derro con un vaso che urla dentro per fare la voce grossa. Lasciate un mi piace, un commento e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.